Una serata di studio e di approfondimento ad Albanella dedicata al poeta latino Virgilio. La serata è stata organizzata da Gaetano Ricco, storico e conservatore del Museo delle Terre d'Italia. Nel suggestivo scenario del Palazzo Spinelli si è celebrata l'opera Le Georgiche. A parlarne illustri relatori, quali l'umanista Basilio Fimiani e lo scrittore Marcello Feola. Il Museo delle Terre d'Italia ha come messaggio istituzionale promuovere l'amore per la terra, il rispetto per la terra, soprattutto in un momento in cui noi tutti quanti avvertiamo che c'è una certa sofferenza della terra stessa. E poiché Virgilio è stato uno dei, forse dei primi autori che alla terra ha dedicato un poema, Le Georgiche appunto, che presentiamo stasera, un poema nel quale lui, attraverso quella che era la sua anima malinconica ma nello stesso momento un'anima appassionata, canta la terra e il lavoro della terra e soprattutto quella civiltà contadina che dalla terra traeva sostentamento. E quindi noi stasera siamo veramente felici perché attraverso anche il parterre dei relatori potremo sviscerare questa opera che credo sia veramente un poema dedicato alla terra e che noi non potevamo non presentare e non potevamo, diciamo, non far conoscere anche a un pubblico più vasto. E credo che anche Albanella questa sera, parafrasando così un po' le parole di Matteo, credo che anche Albanella stasera possa andare orgogliosa, perché come ebbe a dire Matteo di Betlemme, Albanella, che è piccola terra del Principato Citra, direbbe Matteo, anche tu dici puoi questa sera inorgoglirti perché finalmente hai fatto levare dal tuo seno un canto alla nostra comune madre terra dalla quale traiamo sostentamento e governo.